Un 1-2 del Pineto nei primi 16 minuti di gara ha reso amaro il debutto in campionato al Tamburrini del Monte Giorgio, sconfitto 2-0 dagli abruzzesi. Gara spianata per gli ospiti da un clamoroso errore del portiere Gagliardini, ma dopo lo 0-2 il Monte Giorgio nel primo tempo ha avuto le occasioni per riaprire la partita, ma senza il necessario cinismo. Nella ripresa aggressivi i ragazzi di Mengo, ma il Pineto da squadra di rango ha controllato la gara senza mai andare in affanno e conquistando così i primi 3 punti del suo torneo. Monte Giorgio in maglia rossa con il 4-3-3 di partenza, Pineto in celeste. Avvio da incubo degli uomini di Mengo, all'11esimo si sblocca il match. Clamoroso errore del portiere Gagliardini che non trattiene una debole conclusione di Mininkleri, combinando il pasticcio che regala il vantaggio agli ospiti. Al 16esimo il Monte Giorgio subisce il colpo del 2-0. Cardella supera Gagliardini portando la gara tutta in discesa per gli abruzzesi. Monte Giorgio che perde anche per infortunio Spagna, rilevato da Rigen. Mengo spinge i suoi a reagire dopo l'inizio shock. Al 29esimo arriva l'occasione per riaprire il match, palla in aria per Zancocchia che stoppa e tira a botta sicura, ma Mercorelli si esalta con un riflesso prodigioso. Al 35esimo splendido lancio di Misin per Perpe Pai, aggancio e tiro a giro con palla di poco al lato. Monte Giorgio che spinge per accorciare le distanze prima dell'intervallo, ancora per Pepai al 38esimo si mette in proprio, diagonale però che si perde sul fondo. Squadre così a riposo con il doppio vantaggio del Pineto. Ripresa sempre per Pepai al secondo, si prepara la conclusione ma non c'entra il bersaglio grosso. Iniziano i cambi nelle due formazioni, il Monte Giorgio prova a forzare i tempi per riaprire la gara, ma il Pineto concede poco. I padroni di casa finiscono per arenarsi sulla tre quarti offensiva senza riuscire a trovare spunti pericolosi. Il Pineto, sistemato bene in campo, gestisce senza problemi. La gara termina con una punizione al 47esimo di Cardella, alzata sopra la traversa dal portiere Gagliardini. Al triplice fischio finale festeggia il Pineto, per il Monte Giorgio invece testa subito al derby di Recanati. Mister Pomante, allora è arrivata questa prima vittoria in campionato per il Pineto, gara spianata dall'inizio con quei primi 2 gol nei 15 minuti, poi però il Pineto è stato molto bravo nella gestione della partita, soprattutto nel secondo tempo. Sì, è stata una partita approcciata benissimo, siamo stati bravi ad andare subito il doppio vantaggio, giocavamo con una squadra che giocava bene a calcio, organizzatissima, poi è normale che nel secondo tempo abbiamo gestito la gara, abbiamo lasciato a loro il possesso, non abbiamo lasciato la profondità. Dovevamo essere un po' più cattivi nelle ripartenze perché la partita la potevamo chiudere. Però la squadra è stata molto brava, no? Nella gestione della gara, non ha concesso praticamente nulla nel secondo tempo, nel primo invece il Monte Giorgio ha avuto un paio di occasioni per riaprire la gara. Sì, però ho detto prima, affrontavamo una squadra che sa giocare a calcio, una squadra che è organizzatissima. Io sapevo che ci potevano mettere in difficoltà in qualsiasi momento, è normale che siamo stati avvantaggiati dal doppio vantaggio. E ci sta a soffrire con una squadra del genere, perché l'ho detto, questa è una squadra che sa giocare, ha messo in difficoltà anche l'Alto Casertano la domenica scorsa, poi il mister Mengo lo conosco bene perché sa far giocare bene le squadre e mette in difficoltà le squadre avversarie. Il Pineto è partito per un campionato di vertice, non ha avuto un problema all'inizio della stagione, possiamo dire che il campionato è iniziato oggi? Sì, lo spero, l'atteggiamento di oggi sì, perché i ragazzi hanno capito che è vero che la domenica scorsa è andata male come risultato, ma sinceramente è andata male come atteggiamento. Oggi i ragazzi hanno capito che per vincere partite devi dare tutto fino alla fine, anche nella sofferenza, e spero che si continui su questa strada. Abbiamo provato, secondo me bisognava avere un episodio, anche se una palla inattiva, abbiamo tirato un paio di punizioni dal limite dell'area, non siamo riusciti a far gol, l'azione di Zancocchia, le occasioni ce le abbiamo avute per cercare di aprire una partita, sono sicuro che se facciamo un gol sicuramente sarebbe è stata tutta un'altra partita. Pazienza, dobbiamo leccarci le ferite, dobbiamo capire che questa è la Serie D, capire che non bisogna sbagliare il meno possibile, sono 3 partite che facciamo, abbiamo raccolto veramente pochissimo per quello che mettiamo in campo, per quello che seminiamo, però questo è il calcio, sperando in momenti più fortunati. E ragazzi, non posso rimproverare niente perché comunque hanno messo tutto, hanno dato tutto. Ripeto, poi in queste partite affrontando squadre importanti, squadre forti, squadre esperte, c'è bisogno di un episodio, l'episodio ce l'abbiamo avuto, non l'abbiamo sfruttato e capita che poi vanno piano piano a scemare. L'episodio è stato sfortunato per voi con l'infortunio del portiere, no? Su quel tiro. Sì, è stato un errore che può compiere tutti, però anche in quell'errore lì potevamo recuperare, invece poi abbiamo preso soprattutto il secondo gol brutto,
su una ripartenza, forse su un fallo, però alla fine abbiamo difeso male, quello lì forse il rammarico più grande. Per il resto ai ragazzi, ripeto, non posso dire niente perché comunque hanno messo tanta voglia, abbiamo provato pure a cambiare modulo per cercare di mettere in difficoltà, però ripeto, sono stati bravi loro con la loro esperienza a mandare una partita, a cercare di farla spegnere, ci sono riusciti e ripeto, adesso cerchiamo le ferite e lavoreremo in questa settimana per cercare di migliorarci e poi affrontare la partita prossima di Recanati. Peccato perché era la prima in casa, no? C'era attesa per rivedere anche il pubblico, però quello che potevate fare l'avete fatto, tra l'altro contro una squadra di rango, perché il Pineto è una di quelle squadre che forse è candidata per la vittoria di questo campionato. Sì, ripeto, dispiace un po' perché l'avevamo preparata bene, poi quando c'è stato lì, abbiamo preso due gol penso in 5 minuti, poi c'è stato anche l'infortunio di Spagna, ci ha dato un attimo una bella mazzata, abbiamo provato a cambiare però non ci siamo riusciti. E un peccato perché abbiamo affrontato una squadra importante, l'avevamo preparata bene anche solamente in 3 giorni e quello che abbiamo preparato abbiamo potuto fare poco perché ripeto dopo un quarto d'ora eravamo già sotto di 2 gol senza un attaccante importante come Spagna e diventa tutto più difficile.